Allora, grazie Presidente. Questa volta credo che sfrutterò il tempo che lei mi concede perché voglio dare veramente spazio e importanza a questi temi che sono stati sollevati oggi. Certo, un consiglio richiesto dalle opposizioni, però collegandomi al collega Fassina, a quello che diceva nel suo intervento, qui la maggioranza non si sente sottoposta a critiche. Assolutamente, quindi prendiamo il consiglio proprio come nello spirito di un consiglio propositivo e che guarda al futuro. Perché è emerso dagli interventi dei presidenti, dei geometri e degli ingegneri che queste sono problematiche, in particolar modo il condono, l'agibilità, che sicuramente risalgono ad anni e anni fa. Quindi, come è stato da loro sottolineato, sono anni che gli ordini fanno segnalazioni all'amministrazione sulle criticità che in questi settori esistono, che sono evidenti, che nessuno vuole e potrebbe nascondere perché sarebbe mettere come la testa veramente sotto la sabbia. Per questo, la Presidente dell'Ordine degli Ingegneri parlava proprio di necessità di attenzione e dedizione verso questi temi. Attenzione e dedizione che mi sento, in qualità di Presidente della Commissione Urbanistica, di dire che noi ci abbiamo messo dal primo giorno, proprio perché siamo stati sin dall'inizio consapevoli di questi problemi, di queste criticità, non abbiamo mai abbassato la guardia, mai voluto sminuire le difficoltà in cui questa amministrazione si è trovata e diciamo a lavorare su queste tematiche, proprio perché ci siamo resi conto che c'era bisogno di affrontare i temi con attenzione, con dedizione. Penso che chiunque sia all'interno della Commissione sappia può, diciamo, tranquillamente testimoniare che la dedizione è giornaliera, cioè non abbiamo veramente tralasciato nulla di quanto si poteva fare fino ad oggi, che era nelle nostre possibilità come forza politica. Quindi sgombriamo il campo da questo atteggiamento che non ci appartiene, per cui noi siamo, diciamo, assolutamente consapevoli che questa è un'occasione di confronto e siamo venuti qui in consiglio proprio a dire a tutti quelli che sono le nostre proposte, quello che stiamo facendo e che continueremo a fare anche con la Commissione urbanistica. Quindi non è questa l'unica, e non sarà soltanto questa l'unica occasione di confronto, ma ce ne saranno anche altre. Occasioni di confronto che già avvengono all'interno del Dipartimento, come è giusto che sia, tra il capo Dipartimento e gli ordini professionali, tant'è vero che è stato ricordato che c'è in corso un tavolo tecnico con cui il Dipartimento si confronta con gli ordini professionali, come è giusto che sia, ascolta le loro proposte e viceversa, e per cui nello stesso tempo l'amministrazione mette in maniera trasparente diciamo a disposizione degli ordini professionali quelle che sono le proposte che sta portando avanti. Non entrerò nel merito delle singole procedure del condono, delle affrancazioni, perché ognuna di queste ha la sua peculiarità, le sue caratteristiche, le sue normative. Quindi veramente non vorrei fare questa volta e oggi un intervento tecnico, ma veramente un intervento di carattere politico e generale, proprio perché dobbiamo guardare al futuro. Però posso accettare quello che viene detto dalla consigliera Celli, che dice che questa è un'amministrazione che sceglie di non fare. Non lo posso accettare questo, perché noi abbiamo talmente scelto di fare che dal primo momento abbiamo cominciato a lavorarci, a ragionarci, a confrontarci con i cittadini, con tutti, e abbiamo anche prodotto degli atti, come è giusto che sia. Ricordo anche che noi siamo dei consiglieri, facciamo parte di un consiglio dell'Assemblea Capitolina. E
impegniamo con i nostri atti la sindaca, la giunta, a mettere in campo delle azioni che possano tendere verso quella che è la nostra visione di come dovrebbe essere un'amministrazione efficiente. Così abbiamo fatto con la delibera di indirizzo sulle affrancazioni, che anche noi, diciamo, come le opposizioni, attendiamo che venga tramutata in una delibera attuativa. E sappiamo che sarà così, perché abbiamo contezza del fatto che gli uffici, proprio sulla base del nostro indirizzo, stanno lavorando e presto verrà quindi presentata, firmata dall'assessore e portata in giunta una delibera che si occuperà del tema delle trasformazioni e delle affrancazioni dei piani di zona, una delibera sul condono con annesso regolamento e anche una delibera, mi riferisco sempre alla consigliera Celli che forse adesso è andata via, che invece rimette in ordine tutto quel marasma che c'è sui piani di zona, sui prezzi massimi. E diciamo anche perché, come ricordava lei, noi abbiamo istituito la commissione di indagine che, se non si riunisce da agosto, comunque ha continuato a lavorare, di questo presto si vedranno i frutti. Quindi la voglio rassicurare anche su questo. E proprio perché noi siamo consiglieri, siamo liberi di esercitare il nostro mandato, che è quello, come dicevo prima, di presentare atti. Quindi, quando noi consiglieri elaboriamo un atto di indirizzo, ne parliamo, magari ci confrontiamo con l'assessore competente per materia, con l'assessore del ramo, però poi spetta a noi protocollare quell'atto. Quindi non posso neanche accettare alcune polemiche fatte dalla vicepresidente della commissione urbanistica, che riversa sull'assessore delle responsabilità che non sono le sue, perché noi possiamo tranquillamente protocollare tutti gli atti che vogliamo. Siamo liberi qui dentro, non credo che nessuno abbia mai vietato a un consigliere di maggioranza o di opposizione di protocollare un atto. Poi quell'atto sicuramente potrà andare avanti o essere in qualche modo, diciamo, rimanere inattuato, perché la giunta decide che non si può fare, che ci sono degli ostacoli o quant'altro, ma il primo passo spetta a noi, in qualità di consiglieri, di fare delle proposte alla giunta, di dare degli indirizzi attraverso che cosa? Degli atti che devono essere protocollati e in quel momento diventano ufficiali e vanno in discussione nelle commissioni competenti e si apre il confronto. Quindi io sono qui per dire che questo è un primo, non è un primo, perché ci sono stati anche in questi due anni degli incontri nelle commissioni. Le commissioni sono pubbliche, quindi possono partecipare tutti, i cittadini, professionisti, e non credo che ci sia stata mai un atteggiamento di chiusura da parte nostra. Anzi, voglio ancora di più dire che queste delibere che presto l'assessore porterà in giunta non sono delibere di giunta, ma saranno delibere d'aula. Quindi, ancora una volta, noi come consiglieri avremo l'opportunità di valutarle in seno alla commissione competente, anche di emendarle se lo reputeremo necessario, e poi le voteremo qui in aula. Quindi, proprio per dire che quest'aula avrà ancora la possibilità di ragionare su questi temi importanti, e lo faremo anche in commissione. E questo lo posso dire, che sarà mia cura nelle commissioni in cui affronteremo questi temi di invitare, a questo punto, anche se le commissioni sono pubbliche, però mi prendo l'impegno di invitare gli ordini a quelle sedute, di chiedere un loro intervento, di presentare anche delle osservazioni se lo riterranno opportuno, che ovviamente verranno valutate dagli uffici, perché sono delle tematiche tecniche per cui sarà necessario sicuramente un'analisi da parte degli uffici, e se poi verranno accolte, noi come commissione saremo anche disposti ad emendare le delibere prima che arrivino
in aula. Quindi concludo dicendo che da una parte noi abbiamo diciamo, mostrato attenzione e dedizione dal primo momento su questi temi e in secondo luogo vorrei dire, come diceva la Presidente degli Ordini degli Ingegneri, è arrivato il momento della concretezza. Io penso di poterlo affermare in chiusura del mio intervento perché il condono, la prima legge dell'85, questa amministrazione non ha mai visto una delibera sul condono. Noi forse siamo la prima forza politica che arriverà a proporre una delibera su questo tema. Quindi anche sulle altre tematiche io posso sicuramente affermare che noi siamo un'amministrazione che sta qui per fare, quindi che ha il senso della concretezza e vogliamo sicuramente lasciare questa amministrazione più efficiente di come l'abbiamo trovata. Grazie.